Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, prontissimo per continuare questa bellissima collaborazione con Playon Italia. Sto parlando di Undisputed in versione PS5. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Undisputed in versione PS5. Un ringraziamento va anche a Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Undisputed in versione PlayStation 5, ma un ringraziamento doveroso va anche a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque danno supporto qui sul mio canale YouTube. Detto questo ragazzi, vi ricordo una piccola gentilezza, se vi farà piacere, per diciamo dare un po' di supporto al mio canale YouTube, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube. E adesso ragazzi possiamo programmare il prossimo incontro, perché adesso lo possiamo programmare. Vediamo un po' contro chi. Allora ragazzi, questo qui è quello che attualmente paga di più, sia a livello sì, io vado per lui perché è quello che paga di più ragazzi. Quindi vai, accettiamo l'offerta iniziale. Ah ok, trofeo sbloccato, ottimo ottimo. Allora vediamo un attimino qui, vediamo un attimino qui cosa fare. Vai, possiamo allenarci, giustamente. Sì, bisogna. Allora, con il peso siamo in forma, quindi possiamo tranquillamente gestire un po' la situazione. Allora, forza, velocità e forza, difesa e cuore. Ok, un po' di allora. Ah, per quale motivo? Vai, cura infortunio. 11 settimane rimaste. Per quale motivo? Impossibile, ah ok. Va bene, mi sono infortunato ragazzi. Allora, vediamo un po'. Infortunio lieve. Vediamo un po' qui. Dovrei fare più attenzione d'ora in poi. Nel corso del calendario di allenamento hai subito un infortunio al ginocchio del corridore, gamba destra, durante questa attività, salto della corda. Ci vorranno 12 settimane prima che l'infortunio ginocchio del corridore, gamba destra, guarisca, e di conseguenza il dato tenuta subirà un depotenziamento. Il recupero completo dovrebbe essere previsto entro questa data, 29 maggio 2026. Se vuoi recuperare più velocemente, possiamo provare a ridurre il tempo di recupero con la fisioterapia, ma non posso garantire. No, non possiamo, ragazzi. No, non si può fare nulla. Ok. Io vado comunque. Vado infortunio, ragazzi. Vabbè. Perfetto. Recupero. Vediamo un po'. Ok, via, possiamo combattere qui, ragazzi. Ho un infortunio leggero, quindi devo comunque stare attento. Devo comunque fare attenzione, quindi speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Speriamo bene qui, perché altrimenti la situazione potrebbe degenerare e non credo sia il caso. Oh, già questo ambiente dove combattere mi piace un po' di più, eh. Vai. Speriamo bene, ragazzi, eh. Speriamo bene. Wow. Fermi.
Attenzione qui. Wow! Fantastico, ragazzi. Basta. Mamma mia, ragazzi, che serie di colpi. Che serie di colpi. Fermi. Una serie di colpi di un certo livello, ragazzi. Eh sì. Eh sì. Calmi. Calmi qui. Diablotex scatenato, stai tranquillo. Stai tranquillo qui. Riesco sempre comunque ad entrare con il mio colpo, eh. Con il mio colpo riesco ad entrare qui, ragazzi, quindi... Fermi. Insomma, un round abbastanza. Allora, consiglio del coach: difesa, la tua salute non è delle migliori dopo quel pessimo calendario di allenamento, devi riguardarti. Giudizio incontro: il primo round è andato bene, continua così. Tattiche, bei colpi con quei ganci, ok, sì, bei colpi, però devo evitare di mandare colpi a vuoto, ecco. A volte la mia frenesia mi manda... mi manda un po' a fare degli errori, però comunque... Wow! Ragazzi, fermi. Mamma mia. Calmo. Wow. Lì se l'è vista brutta, ragazzi, eh. Lì se l'è vista brutta il ragazzo. E lo sa benissimo. E lo sa benissimo lui questo. E lo sa benissimo. Lo sa benissimo che si è vista brutta, ragazzi. Però non va il tappeto, eh. Non va il tappeto, ragazzi. Non ci vuole andare. Allora, per essere quasi alla fine dell'incontro, hai una quantità decente di energia. Giudizio incontro. Non penso che possa recuperare. Fai attenzione ai colpi a sorpresa. Belle combinazioni di colpi con quei ganci, ok. Sì, però devo comunque migliorare, quindi sono consapevole che a volte sferro un po' troppi colpi a vuoto, quindi io sono consapevole di questo, ragazzi, eh. Devo... Fermo. Via.
Perfetto, ragazzi. Perfetto. Perfetto, ragazzi, però questo qui lo vedo come se vuole attaccare, però. Wow, adesso. Adesso l'ho seccato, adesso. Sono riuscito a buttarlo giù, ragazzi. Non è stato semplice, perché comunque cerca di reagire abbastanza, però dai, lo sto studiando abbastanza bene, quindi deve solo farsi da parte, sì. Credo che sarà una carriera abbastanza lunga questa da portare a termine, quindi lo vedo in difficoltà, lo vedo in difficoltà, ragazzi. Io aspetto che ti scopri, poi vediamo. Perfetto. Ragazzi, qui l'ho piazzato all'angolo, però giudizio incontro. Non lasciare che ti mandi KO, abbiamo vinto. Vabbè, no, ma dai, dai, che siamo abbastanza in forma, credo, A parte un po' il mio piccolo infortunio. Fermo. Perfetto. Qui ho sbagliato la tempistica, quindi ho sbagliato il tempo per affondare il colpo. Ma tranquilli, ci rifaremo subito, ragazzi, tranquilli. Inizia a schivare questo, Però io lo vedo abbastanza cotto, quindi io lo vedo cotto, ragazzi. Wow. Lo vedo cotto, però cerca di reagire lui, Lui prova comunque a far sentire. Proviamo un po' qui. Lo vorrei buttare giù di nuovo, in modo da fargli capire un attimino chi è che comanda qui, ma lui già l'ha capito questo. Lui questo già l'ha capito, ragazzi. Credo di aver vinto, e poi vediamo. Credo di aver vinto, e beh. Non sono riuscito a mandarlo giù, ragazzi, però, Non sono riuscito a mandarlo giù, ma comunque mi accontento e penseremo al prossimo avversario senza molti problemi. L'importante è aver vinto, poi bisogna fare un po' di meglio, perché comunque qui inizio a vedere un po' la differenza tra i vari pugili. Quindi, allora, vediamo un po' esperienza più 15. Vediamo un po'. Ok. Allora, revisione del calendario di allenamento. Vediamo un attimino. Hai avuto sfortuna con quell'infortunio. Hai gestito bene il tuo calendario di allenamento, ma sono cose che succedono a volte. Devi fare attenzione. Sarai in svantaggio nell'incontro e il tuo tempo di recupero ne risentirà notevolmente. Inoltre, dovremo rivedere la tua routine di allenamento. Il tuo corpo non è abbastanza allenato per il prossimo incontro. E là come combattivo è importante per le tue prestazioni sul ring. Ok, quindi vediamo un attimino. Là come combattivo, ok.
cerchiamo di aumentare finché possiamo. Non credo possiamo andare oltre i 70, eh. Vediamo. No, credo che siamo arrivati al massimo. E infatti. Allora, palestra, vediamo un po'. Non posso combattere perché sono sovrappeso. Bisogna scendere di nuovo, ragazzi. Quindi non possiamo organizzare il prossimo incontro, ma tranquilli. Stiamo rientrando nella forma fisica. Ci vorrà un po'. Bello, bello, mi piace come hai gestito questa parte del gioco, sì. Vai, 93 qui. Almeno passerà anche un po' il tempo, ma forse l'infortunio. Vediamo un po', eh. Ok. Ehi, boss, ottime notizie. Sei completamente guarito dal tuo infortunio. Ginocchio del corridore, gamba destra. È ora per te di tornare ad allenarti, ma cerca di non farti male questa volta, ok? Sì, proverò, ma devo arrivare prima alla forma fisica qui nel peso. Quindi qui siamo nei limiti, ma io vorrei andare. Dai, sugli 88 kg mi fermo e andremo subito lì ad allenarci per poi l'incontro. Vediamo un po'. È bello fare anche queste cose in vostra compagnia per vedere un po' come bisogna gestire il tutto, come è giusto che sia, no? Quindi. Ok. Magari andiamo ad 86-85, così siamo nel peso ideale, su 87, via. Un altro po', poi programmeremo l'incontro e possiamo anche allenarci, insomma. Perfetto, 85 va benissimo, ragazzi. Vediamo un po'. Contro chi possiamo organizzare? Vediamo. Allora. Qui la competenza è di meno. Qui ha una stella intera. Quindi vado qui, ragazzi. Anche se prendo meno crediti, però voglio vedere un po'. Allora, possiamo magari alzare un po' la posta in gioco, eh? La possiamo alzare qui la posta in gioco. Proviamo. Via. Proviamo. Ah, ok, ha accettato. Perfetto. Ah, mi posso iscrivere qui nella livello palestra C, insomma. Magari lo faremo nel prossimo. No, proviamo. Iscrizione. Proviamo, ragazzi. Vuoi davvero usare questa palestra? Sì. Proviamo. Allora. Ok. Proviamo un po' qui, eh. Perfetto. Perfetto, recupero. Allora ragazzi, io penso di aver raggiunto, inizio a capire un po' come funziona, vedete? Buona preparazione all'incontro, quindi proviamo ragazzi, via. Inizio a capire bene come gestire il mio pugile. Sto imparando, dai, sto imparando. Wow. Si combatte qui, ragazzi. Si cambia scenario. Va molto bene, va molto bene. Sì. Vediamo un po' in che modo si sale qui sul ring.
right. I went over the rules. I want you to protect yourself at all time. Che sguardo da duro qui, ragazzi. Uno sguardo. Ho scelto lui perché ha la competenza, una stella, quindi dovrebbe mettermi un po' in difficoltà. Vedremo. Questo lo vedremo. Questo lo vedremo, ragazzi. Ehi. Questo lo vedremo. Perché ne sferra due? Non ho ben capito. Perfetto, ragazzi, ok. Ottimo, così. Ottimo. Ma anche lui ha colpito, eh. Anche lui ha colpito, ma io, ragazzi, credo di avergli fatto sentire un po' la campana, Credo che ha sentito la campana, sì. Mamma mia, mamma mia. Fermo. Fermo. Vediamo un attimino qui, ragazzi, perché comunque è tosta, sì. Ma cosa sta facendo? Vabbè, come primo round, ragazzi, ha iniziato bene l'incontro. Inizia ad esserci un livido sul suo lato sinistro. Il primo round è andato bene, continua così. Ci sta distruggendo con quei gangi alla testa. Alza la guardia, è solo il primo round. Vai. Sì, ragazzi, ho capito che è solo il primo round, però bisogna... Vai. Fermo. Allora, via. Un po' troppo corto lì, ragazzi, eh. È un po' troppo corto lì, sì. Perfetto, ragazzi. Comunque si para bene qui l'avversario, eh. Si para molto bene, sì. Si sta parando molto bene. Si sta parando molto bene, sì. Fantastico, fantastico. Fermo. Ok, questo qui inizia ad essere un avversario valido, eh. Vediamo un po' come sta andando. Per essere quasi alla fine dell'incontro hai una quantità decente di energia. L'incontro è ancora combattuto. Vinci questi round e dovremo essere a posto. Belle combinazioni di colpi con quei ganci. Ok, quindi non ho deluso, ma sembrerebbe che il mio team sia contento di come sto
combattendo, quindi anche se dico la verità, ragazzi, inizio un po' a sentire la differenza tra avversari qui, quindi no, stai calmo. Perfetto. Vai, abbiamo rotto il sopra, abbiamo spaccato il sopracciglio, ragazzi, lì, Il sopracciglio è andato, adesso lì devo picchiare. Devo picchiare lì, lo so. Bisogna picchiare lì. Anche lui sta picchiando però, quindi attenzione, sta picchiando anche lui, ragazzi. Andiamo. Anche lui sta picchiando lì, sì. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Due colpi ben assestati, quindi due colpi ben assestati. E giustamente ho fatto la differenza. Anche se, ripeto, sto soffrendo un po' con questo incontro, Si sente un po' di sofferenza, quindi ottimo così, ragazzi, ottimo. Perfetto. Ottimo così, ragazzi. Non lasciare che ti mandica, poi abbiamo vinto. Vai. No, vabbè, ragazzi, io credo che oramai lo sto gestendo bene qui l'avversario, quindi. Però appunti è messo bene anche lui, E io adesso devo colpire lì. È lì che è messo male, quindi è lì che dovrò insistere. Io adesso insisto lì, ragazzi. Io adesso devo insistere lì per forza. Credo che ha sentito il colpo, Credo che l'ha sentito il colpo, ragazzi. Credo proprio che l'ha sentito. Non è messo benissimo, Non è messo benissimo. Non è messo benissimo, quindi devo distruggerlo. È lì che devo agire adesso, perché è veramente messo male. È veramente, ma come ok? È distrutto. Ma ferma l'incontro. Non lo ferma, vabbè. Vuole essere demolito. Verrai accontentato. Verrai accontentato. Vabbè, ragazzi, ho vinto io. Purtroppo si è rialzato, ma comunque l'ho distrutto, quindi l'importante è questo, averlo distrutto. L'importante è avergli fatto capire chi comanda. Grande. Wow. Sì, ragazzi, poi verso il finale ho dominato, sì, ho dominato. Inizialmente sembrava che qualche problemino potevo averlo, poi andando avanti mi sono reso conto che ho detto posso distruggerlo tranquillamente.
Ah, ho sbloccato qualcosa. Ho sbloccato qualcosa, ragazzi. Fantastico, fantastico. Allora, qui abbiamo qualche notifica. Il mio contratto, ah, ok, il contratto è scaduto, quindi bisogna sempre tirar fuori i soldi qui, eh. Rinnoviamo il contratto. Affinità 70%, no, perché voglio vedere cosa succede, ragazzi, a portare l'affinità al massimo, quindi vediamo un po' qui. Ehi, campione, ultimamente stai combattendo molto bene, il duro lavoro sta dando i suoi frutti. Ho ancora uno o due trucchetti da mostrarti se hai tempo. Hai sbloccato una nuova qualità del tuo coach. Premi triangolo per accedere, vediamo un po'. Sì, sì, andiamo a controllare. Allora, intoccabile, ok. Qualità 2. A questo ho sbloccato. Aumenta la velocità di cambio, ok, perfetto. Perfetto, ragazzi. Ok. Non è finita qui, attenzione. Un calendario di allenamento davvero eccellente. Sei in perfetta forma. Vai sul ring e mostra a tutti quello che sai fare. Inoltre dovremmo rivedere la tua routine di allenamento. Il tuo corpo non è abbastanza allenato per il prossimo incontro. Là come combattivo è importante per le tue prestazioni sul ring non ignorarlo. Ma vediamo un po', perché non sono messo bene qui. Vabbè, andiamo un attimino avanti. Allenamento insufficiente, vediamo un po'. Ok, qui siamo arrivati al massimo. Palestra. Qui con il peso si è messi molto bene, però se vogliamo scendere di un po', per me non è un problema. Non è assolutamente un problema, ragazzi. Torneremo ad 85 magari, vediamo un po'. Prima di chiudere l'episodio, poi. Anzi, faremo 84 questa volta, via. Perfetto. Però peso ideale, non è che se scendo un po' di più mi dà peso ottimale? Può succedere. Ok, ragazzi, allora, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Undisputed in versione PS5 in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Undisputed in versione PS5. Un ringraziamento va anche a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube. Ragazzi, grazie di cuore a tutti per il vostro fantastico supporto. Vi ricordo come sempre di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube per dare supporto. Ragazzi, allora, sto migliorando, sto iniziando a capire bene tutto come funziona qui sul titolo. Andremo avanti molto presto, questo è una promessa. Ciao a tutti ragazzi, un saluto e un abbraccio da parte del vostro Diablotex. Ciao.